Buongiorno a tutti e bentrovati in questa 33esima domenica del tempo ordinario. Oggi saremo accompagnati dal Vangelo di Luca al capitolo 21. Questo brano, che è un brano noto, ha all'interno molti spunti di riflessione. Troviamo Gesù che, mentre alcune persone parlano del Tempio, annuncia la distruzione di questo Tempio. Primo aspetto importante: sappiamo bene che Gesù, più che della distruzione del tempio fatto di mattoni, parlava della distruzione del suo tempio, il suo corpo, per poi arrivare al momento culmine, che è quello della resurrezione. Verranno giorni in cui di quello che vedete non rimarrà pietra su pietra, dice appunto Gesù. E queste persone gli domandano: maestro, quale sarà il segno quando accadranno queste cose? Ecco un altro secondo aspetto che mi sembra determinante per indirizzarci nel nostro cammino di fede. Siamo sempre alla ricerca di un segno, che questo segno sia un miracolo o che sia un qualcosa di tangibile nella nostra vita. E così facendo, sempre in ricerca di qualcosa possibilmente di straordinario, ci perdiamo invece la bellezza dei segni, dei miracoli che Gesù compie nella nostra ordinarietà. Imparare a focalizzarci sull'attimo presente, imparare a vedere i doni che il Signore fa alla nostra vita, imparare a focalizzare la nostra attenzione su ciò che giorno dopo giorno abbiamo e ci è stato donato. Passo per dire quella parola che forse troppe volte ci sfugge, quel grazie a Dio per tutto ciò che riusciamo a sperimentare, riusciamo a vivere, anzitutto la nostra vita. E chi percepisce la grandezza e la bellezza di questo regalo che il Signore fa a noi, allora sa vivere veramente da cristiano, perché percepisce l'importanza. E Gesù risponde: badate di non lasciarvi ingannare, perché verranno persone che diranno sono io e il tempo è vicino, non andate dietro a loro. Ecco, un terzo aspetto che secondo me è fondamentale è proprio questo: saper leggere i segni dei tempi, che è direttamente collegato a quello che abbiamo detto prima. Come riconoscere ciò che viene da Dio? Semplicemente perché chi propone il progetto di Dio non mette al centro se stesso, ma anzi sa fare un passo indietro con il proprio io per permettere a Dio di operare anche attraverso la sua persona. E qui ritorna in gioco ancora una volta la nostra libertà di dire sì al progetto di Dio. E Gesù nel quarto punto ricorda come il seguirlo, la sequela del Signore, la sequela attraverso la nostra vocazione particolare a cui siamo chiamati, che è anzitutto la vocazione alla santità, che si dirama poi nelle mille vocazioni di ognuno di noi, non è un qualcosa di semplice. Essere cristiani non è semplice, perché il messaggio fondamentale dell'amore è difficile da vivere, soprattutto se non riusciamo a sperimentarlo nella nostra vita. L'amore di Dio che tocca il nostro oggi. Quando ti senti toccato dall'amore, allora a tua volta sei chiamato a testimoniare l'amore alle persone che hai accanto, senza nessuna fatica, perché quando lo sperimenti tu, quando c'è qualcosa che ti tocca il cuore, quando ti senti guardato con un occhio di perdono e di carità, allora a tua volta saprai guardare gli altri con lo stesso occhio, saprai guardare anche la tua vita, saprai riconoscere che a volte siamo accompagnati da delle pochezze che però dobbiamo accettare, cercando di migliorarci ma accettando di essere fallibili, perché solo Dio è infallibile. E se la grazia di Dio tocca la nostra libertà, pur nella nostra imperfezione, allora sapremo sperimentare ciò che Dio ha da dire al nostro oggi, sapremo sperimentare l'amore. Ci sarebbero molti altri spunti di riflessione anche in considerazione alle altre letture che ci sono proposte in questa domenica, ma non voglio che questo video si dilunghi troppo. Quindi vi auguro una felice vita e una santa domenica.